Le cose importanti hanno la pazienza e la solidità del tempo e possono aspettarti munte per decenni, come la casa di Sassi Appiaie, come il suo sentimento per Yu, come tutto il borgo che era stato una comunità di terra, bestie e persone, era ancora lì da qualche parte. Bastava solo ricominciare a lavorare, ogni slargo nel bosco, ogni tegola riparata, ogni stalla abitata dagli animali. Sarebbero stati il seme di una nuova bellezza utile. Vede i suoi nipoti, anche i ragazzi e le ragazze con i brufoli che ha incontrato sulla corriera, i ciclisti, gli scalatori, gli sportivi di ogni tipo uscire dalle palestre, dai campi di gioco, scendere dalle rocce, smontare dalle biciclette e uscire dai garage in cui si occupano delle loro piccole cose e usare quell'energia, quella voglia di fatica per dissodare la terra. Riparare i recinti, le strade, i terrazzamenti e essere insieme di nuovo parte di qualcosa. È una situazione che conoscevano tutti. Sarebbe bastato solo ricominciare, un passo avanti l'altro, come una lunga marcia, come era sempre stato per secoli in quei luoghi. E vede il suo paradiso con Massimo, i colleghi e le colleghe dell'Affilati Dolomiti, i negozianti di Val di Sasso, Laura Maria, i suoi vicini di casa. Nemmeno conosceva, abbracciare gli uomini e le donne che avevano resistito fino all'ultimo, la sua, Piaie, Toyo Kruk, Beppi Recia, Neta Bassa, Lisetta, suo nonno, suo padre e la sua gente. È come un matrimonio di tutti con tutti, chi era vissuto e chi vive ora, insieme a chi sarebbe venuto.